altro. Ciao ragazze, nuovo video recensione. Oggi parliamo del lip gloss della Kiko. Questo qui è l'extra volume lip gloss appunto di Kiko. L'ho acquistato un po' di tempo fa e lo trovate comunque ancora negli store. E, allora, diciamo subito, extra volume per me no, cioè non esiste proprio, cioè non c'è proprio questo volume in questo gloss. Cioè normalmente quella che danno un po' più di volume sulle labbra pizzicano un pochino, comunque dopo un po' sentite comunque vi dà effettivamente questo effetto un pochino più rimpolpante, mentre invece questo qui proprio zero. Però c'è da dire che comunque è un gloss abbastanza brillante, si stende bene, va poco nelle pieghette anche se comunque un pochino ci va, ed è questo qua che io ho la colorazione numero 19 ed è, si chiama mirtillo perlato. È un buon gloss, insomma, niente di che, niente di particolare, però comunque io non li amo particolarmente, che questi colori non mi stanno bene, però trovo che sia comunque utile avere ogni tanto un gloss di questo colore nel beauty, perché comunque può sempre servire. E niente ragazze, è stata una recensione velocissima perché, vi ripeto, lo trovate ancora negli store, non è un gloss diciamo pessimo, non è neanche un gloss però fantastico. Vi faccio un attimo swatch che non ve l'ho fatto per darvi un'idea del colore, che comunque secondo me è bellissimo, ma non sta bene a mio avviso su di me. Questo è il colore ed è quello lì che ho in questo momento sulle labbra, vedete. Io però non ci ho messo matita, non ho base, non ho nulla. Diciamo che dura il tempo di un gloss. Quello che non mi piace molto è che quando va via sembra che abbiate mangiato un sugo e che vi rimane la bocca un pochino sporca. E c'è un'altra nota negativa secondo me di questo gloss, è che comunque si sente, è pesante sulle labbra rispetto ad altri gloss che utilizzo che sono più portabili. Questo qui lo sento di più, tant'è che quando parlo mi dà quella sensazione di fare fatica insomma a parlare perché mi si appiccica un pochino. Però tutto sommato, voglio dire, se lo mettete su di un rossetto, se ci passate la matita nei contorni, cioè quindi nei bordi, insomma è comunque un buon prodotto. Quindi ragazzi, se vi capita, se non ricordo male il prezzo dovrebbe stare intorno ai 3 euro. Questo qui è la colorazione, vi ho detto, la 19 mirtillo perlato se non ricordo male. E niente ragazze, se vi capita di trovarlo negli store, ripeto, prendetelo. Insomma è un gloss, niente di che, però comunque è un buon gloss. Niente ragazzi, vi mando un bacio, ciao!